tutti ragazzi e benvenuti in questo 18esimo episodio della Cheslock a Pokémon Diamante. Nello scorso episodio abbiamo battuto il capo palestra Ferruccio, ma poi siamo subitissimo accorsi a Pratopoli perché sembra che alla Riva Valore sia successo qualcosa di molto grave. Prima di iniziare, innanzitutto vi voglio dire che ho allenato il mio Riolu fino al 32, dato che in questa parte, signori miei, se riesco lo farò evolvere. E voi direte, ma è una pedina. E io vi dico, sì, però se riusciremo a sconfiggere una tale persona che ci affronterà oggi, sconfiggendo almeno un suo Pokémon con Riolu, Riolu può automaticamente diventare un altro pezzo della scacchiera, ergo può evolversi. Comunque non so se avete letto quello che ha detto il dottor Impronta, Riolu ha la felicità al massimo. E infatti mentre lo stavo allenando si è provato a evolvere, io ho giustamente bloccato l'evoluzione, ma comunque direi di dirigerci velocemente alla Riva Valore perché abbiamo già perso abbastanza tempo. Vi ricordo di lasciare un mi piace per questa serie e un commento rispondendo alla domanda del giorno. Oh, siamo qua alla Riva Valore, signori miei, adesso entreremo e noterete il bordello. Comunque io non metto davanti Riolu, bensì Invictus, perché lui sì che si può evolvere, anzi si deve evolvere lo stronzo, e quindi Rapidash. E sentite la musicata del Team Galassia, infatti la bomba è stata fatta esplodere proprio da loro, come avevo già accennato se non sbaglio nella scorsa parte. Prossima fermata, Lago Verità, il segno di civiltà più vicino a quella sottospecie di città chiamata Due Foglie. Ehi, non insultare la mia madre patria, potremo proseguire incontrastati, mi fa piacere. È un po' che non registro la Cheslock, quindi non ricordo le voci da dare alle reclute, io ci provo comunque, tra l'altro questa qua è donna. Un'altra cosa da dire, signori miei, è che non ho dato ancora il soprannome a Riolu, questo perché mi è crollata la connessione praticamente appena dopo aver caricato l'episodio, appena prima che uscisse l'episodio in cui ve lo chiedevo. E non ho potuto assolutamente vedere i vostri commenti. Quindi, appena riuscirò a vederli vi farò sapere. Intanto Invictus, non fare cazzate, butta giusto Glamiao, perfetto. Ok, dai, mandami in campo il prossimo segaiolo, perfetto. Invictus, maledizione, perché mi devi far... Wayne, mamma mia. Vendetta, sì. Sbigo attacco, ciao, è stato un piacere. Bene così. Hai avuto la meglio su... ma aspettate, ma il condividi esperienze io lo toglierei anche a Riolu, sinceramente, ora come ora. Dammi il condividi esperienze, non ne sei degno. In realtà sì, però è come se... Comunque, a me hanno sempre inquietato tantissimo questi Magikarp. Già, guardate qui, questi qua sono bellissimi che ti bloccano la strada. Neanche il Team Galassia sa che farsene dei Magikarp. Che Pokémon inutili, sottoscrivo. Peccato che poi se si evolvono in Gyarados sono cazzi per tutti. Ok... Comunque, per chi se lo stesse chiedendo, sì, qua prima c'era un lago, è stato fatto praticamente prosciugare dalla bomba tirata dal Team Galassia. E poi scopriremo perché. O meglio, lo sappiamo già. C'è un leggendario all'interno di questo lago e il Team Galassia l'ha catturato. Forse, dipende. Olè, manda in campo Golbat. Golbat contro Invictus. Allora, proviamogli un riduttore tattico, aerosoio. Ok, mi stai facendo paura. Dammi una... però mi fa schifo sprecare una pozione max. Quindi Scrat, è il tuo momento. Morso, non mi fai assolutamente niente. Scarica e... No, taglio. No, ancora, ma muori. Oh. Dai, Invictus, sali, mannaggia te. Dai, quanto ti manca? Ma fai schifo. Oh, fuoco bomba. Bene così. Livello 40 per Invictus e, signori miei, finalmente, dopo la parte, chi si ricorda in cui l'ho catturato, forse era la 11, 9, la 9 secondo me era. Finalmente, dopo distanza di 9 parti, si evolve il nostro Invictus e finalmente diventa un Pokémon con i controcazzi. E lo sarà ancora di più, signori miei, quando imparerà fuoco carica, allora sì che dovrete tremare. Vediamo se impara qualcosa subito adesso. Furia. Oddio, no. No, piuttosto tengo colpo coda. Tanto ho già la pestone, non mi serve come mossa furia. Ok, perfetto. Invictus livello 40, finalmente oserei dire. Mettiamo davanti Wayne per queste... Anzi, mettiamo davanti Riolu. Testiamolo un attimo, vediamo cosa è capace di fare. Tanto questi qua, in teoria, hanno solo Glamiao. Ti punirò io invece nel nostro capo per aver osato sfidare il Team Galassia. Ma ammazzati. Ma ti punisco io col mio Riolu, ti castiga il mio Riolu. Ok, questo qua mi preoccupa un pochino, quindi lo switcho e mando dentro Scrat che deve anche lui salire di livello. Vendetta, brutto, scarica, giù. No, che male. Giù. Mamma mia che rischio. Ok, Dustox, Wayne. Mamma mia che rischio, ho fatto vendetta.
Porca puttana. Quel livello 38. Chi manda Beautifly? Ho letto bene. Sì, ciao. Mamma mia. Allora, vediamo se ho una bacca per curare la... Mannaggia te. Ma io pensavo che fosse touch quello sotto. Perché non lo è? E tra l'altro non ho neanche niente per curare la paralisi. Ma che bella la vita. Iperpozione, possesso... No, niente, non cazzo. Allora, fatemi vedere un attimo com'è conciata la squadra. Allora. Ah, ma non siamo paralizzati. Spema. Ma che cazzo... Raga, sono ubriaco. Allora. Datemi allora un'iperpozione a sto punto per Scrat. Dove sono? Oh, perfetto. Ne ho 10, ha voglia. Una per lui. Boh, Invictus direi che può anche risparmiarsela tanto qua. Ah, ma c'è un'altra remo che sbatti. C'è un'altra. Vabbè, dai, su, sfidami, veloce. Ah, no. Cosa vai cercando? Sei anche tu fra quelli che abbiamo convinto a stare di guardia all'entrata? Beh, poco importa chi tu sia. Soprattutto a questo punto, le cose si stanno facendo davvero divertenti. Tutti i Pokémon leggendari verranno portati alla nostra sede a Rupepoli. Sì, dimmi anche il codice fiscale, indirizzo, non lo so, cioè... La cosa che ho sempre odiato dei team malvagi è che sono troppo stupidi, troppo. Eccolo qua. È la prima volta che lo incontriamo. Questo qua è, se non sbaglio, almeno in questo gioco qua, il terzo e ultimo... comandante del Team Galassia dopo Cyrus, cioè oltre a Cyrus. La missione procede senza intoppi. Il capo dovrebbe essere soddisfatto. Tutto per tutti e per il bene del Team Galassia. Conosco quegli occhi. Non sei tu che hai assaltato l'edificio del Team Galassia ai Vopoli? Giovia dovrebbe vergognarsi di essere stata battuta da te, poppante. Ma chiunque si opponga al Team Galassia deve essere annientato. Non verrà tollerata neanche la minima opposizione. Sì, sono ancora un po' raffreddato, signori miei. Comunque, parte la sfida con Saturno, comandante. Non ricordo quanto sia forte, se non sbaglio, abbastanza. Ok, ma nel campo Kadabra, livello 35, Riolu non è assolutamente pronto per affrontarlo e morirebbe all'istante, quindi intanto leviamo il cursore che è in mezzo alle palle. Quindi io, per prevedere un suo attacco di tipo psico, mando in campo Cesare. Ora vedi che mi utilizza terremoto e mi shotta, un po' così a caso. Vai Cesare, è psichico, perfetto. Perfetto, ottimo predict qua e poi surf sparato in faccia, perfetto. Riolu 33, ottimo così. Toxicroak. Per Toxicroak potrei mandarti Wayne. Wayne con attacco d'ala. Sì, fisso. A caso, a retto. Ok, per fortuna ho usato vendetta. Mi stava scappando un rutto. Ho fatto un attimo di silenzio. Bronzor e a sto punto Invictus. Niente, raga, non sono riuscito ancora a evolvere cosa. Ok, adesso piano col velocizzatore perché devo fare una cosa che, ecco, appunto, devo bloccare l'evoluzione perché, ricordo, è pedina e non lo possiamo evolvere. Ok, se solo avessi una pietra stante, mannaggia. Anzi, ragazzi, magari ditemi se mi concedete di cittarmi la pietra stante, semplicemente per facilitarmi le cose, perché altrimenti veramente non ne usciamo più qua, a furia di fare B e annulla l'evoluzione di qua. Con la pietra stante, per chi non lo sapesse, posso tranquillamente evitare di evitare l'evoluzione senza dover premere alcun tasto, insomma. Quindi se me lo concedete io lo faccio più che volentieri, insomma. Comunque siamo usciti di qua e adesso però, come ci ha detto il tizio, la prossima meta è a casa nostra e quindi andiamo a casa nostra. Falcoleone, ciao, come stai? Vola un pochino. Falcoleone. Ok. Mi ricuri tra i Pokémon, vero? Sì, ok, perfetto. Perché purtroppo non tutte le mamme nei giochi Pokémon ci curano i Pokémon. Alcune sono totalmente inutili, signori miei. Mamma mia. Allora. Proviamo a tenere ancora davanti un po' Riolu. Magari hanno ancora Glemiao. E andiamo verso il lago Verità, insomma, sì. Stavo impappinando come lo schifo. Eccoci qua, e c'è Rowan. Devo dargli la voce di buffa. Ah, Creepy, che tempesmo. Quei tipacci del Team Galassia sono alla ricerca del Pokémon leggendario. Devi aiutare Lucinda. Ok, ah, e tu mi tieni a bada questo qua, serio? Ah, ah, Iago, dove vai, brutto vecchio? Hai girato dall'altra parte, ma cosa ti sta facendo? Ma no, ma non è vero, ma sei fake. Vabbè, insomma, dai. Affrontiamo questi qua. Purtroppo sono battaglie indolci. Purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista. Ti daremo una bella lezione. Scusa, ma dobbiamo fare il nostro dovere. E poi arriva quell'altra di cui il dialogo non leggo perché altrimenti moriremo. Eccoli qua. Glemiao e Silcoon. Perfetto, l'ho chiamato Glemiao, signori miei. Allora, Riolu, palmo forza su Glemiao.
Scrat, tu potresti fare un taglio su Silcun. Non so quanto possa essere utile, però potresti farlo. Vabbè, Silcun inizia a spammare rafforzatore. Ho capito come va a finire. Va a finire che questa battaglia qua non finisce, ve lo dico io. Dai, su, velocizziamo un po'. Riolu, sali, mannaggia te. Perché non sali? Allora, dite che fa più male palmo forza o attacco rapido. Io vado di attacco rapido, non si sa. Di contatto, di palmo forza. Ho detto tutte le mosse e poi alla fine ho detto palmo forza. Complimenti a me. Non va più giù, maledetto lui. Dai, su, veloce. Dai. Allora, oh, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Scrat livello 38, Golbat. Allora, ritiriamo Riolu e mandiamo Falcoleone. E no, scherzavo, non Falcoleone che devo far scarica, mannaggia me, Invictus. E poi scarica su tutti, tanto Invictus lo regge benissimo. Meno male che ho tolto coso lì, Riolu, perché altrimenti ora niente Riolu. Riduttore, Golbat a casa. Dovrebbe essercene un altro. Porca puttana, Scrat, stavi per fare una boiata di dimensioni colossali. Minchia, che cazzata che stavi per fare. Bruciapelo su Riolu, vabbè, fa niente. Non ci fa assolutamente niente. Taglio, finta, non ci fa niente. Ok, perfetto. Scrat stava per fare una boiata assurda. Allora, fatemi fare velocemente un salto a casa che mi curo, perché qua sento puzza di sofferenza. Soprattutto perché, se non sbaglio, anche adesso bisogna sfidare un capo. Quindi in realtà Riolu ha ancora possibilità di evolversi per oggi. Comunque credo che la DDG sia proprio: volete che io citi la pietra stante, perché è abbastanza importante. Nel senso, se poi io sbaglio che mi dimentico il velocizzatore si evolve, è un po' un casino. Allora, fatemi mettere davanti Falcoleone però, perché è rimasto al 37, cosa no buona. Oh, perfetto, eccoci qua. Direi di fare anche questo. Esatto, sì, c'è Martes. Manderò in orbita la tua squadra di Pokémon. Che minacce! Se questa missione riesce otterremo un bel premio. Magari dei Pokémon migliori, che dite? Tipo, non Stunky e non Beautifly. Ma per fare un esempio, potreste. Non lo so. Allora, aeroassalto su Beautifly che va subito all'altro mondo, al mondo distorto. Ciao, bello. Notte Sferza, non mi fa assolutamente niente. Palmo forza su uno e aeroassalto sull'altro. Bene. Ah. Cazzo, ho cominciato a farmi male però. Glamiao, del resto comunque Riolu non è ancora, diciamo, allenato bene. Fermi, ok, non è salito di livello, quindi posso andare tranqui. Ok, allora, come si è messi a Pokémon? Ce le avrò delle bacca cedro per curare Riolu, perché veramente voglio evolverlo. Voglio farlo diventare un... Sapete che non so neanche in cosa farlo diventare. Comunque, battuta Martes, credo che la parte finirà. Se si deve battere Martes, sapete che non ricordo. Creepy, il Team Galassia, il Pokémon del lago. Ok, calma però. Cioè, devo parlare a Martes, giusto? È questo quello che mi vuoi dire. Quella faccia, che brutti ricordi. Parla dell'impianto. Ho avuto parecchi guai per quel piccolo incidente. Perché fai quella faccia? Ti ricordi di me, vero? E vabbè, ti dirò di nuovo chi sono. Io sono Martes, un comandante del Team Galassia. Allora che c'è? Siete qui per salvare qualcuno? Non avete alcuna possibilità, neanche minima. Vi batteremo. E parte la sfida col secondo comandante di oggi, ossia Martes. Ci manca solo Giovia, che però si trova un po' più lontano. Manda in campo Golbat. Perché devo essere sfigato io? Maledizione. Adesso come fa? Mando Cesare. Tossina, impazzito, perfetto. Questo qua è un predict non voluto, ma aspettavo un attacco d'ala io. Cannon Flash, ti butto un po' giù le difese speciali, ma ora muori, perfetto. Riolu 34, ottimo così. Bronzor, no, Bronzor a confusione, non posso mandare Riolu. Posso piuttosto mandare Falcoleone e farti una zuffa, così sale un pochino. Vero? Vero che posso? Come hai fatto al Vortex Palla? No, a casa, perfetto. Adesso ritiriamo Falcoleone subito. Paragli, merda. Allora, Cesare, livello 30, ma è fortissimo. Non me lo ricordavo così forte. Ma Spacroce ti fa un male della madonna. Ah beh, è stato bello, ciao, a casa. Pure critical, mamma mia, Cesare. No, no, fermi. Ecco, vedete perché mi servirebbe la pietra stante. Qua stavo per fare la boiata. È rimasto Riolu, perfetto.
Ho perso di nuovo. Prima l'impianto, ora il lago verità. È tutto per colpa tua. Ciò non dovrebbe succedere al comandante del Team Galassia. Calmati, Martes. Io ho fatto la mia parte in tutto ciò. La mia missione era quella di portare il Pokémon del lago alla nostra sede. Esatto, ho compiuto la mia missione senza alcun problema. Compagni, andiamo. Il boss sta aspettando nella sede. I Pokémon dei tre laghi in qualche modo sono tutti collegati. Grazie alla prova di Saturno al lago Valore è apparsa una grotta. Era la grotta dove dormiva il Pokémon Mesprit. Probabilmente Mesprit è comparso anche per aiutare i suoi amici. Ci è andata proprio bene. È stato facilissimo prenderlo. Così abbiamo catturato Mesprit, essere delle emozioni, Azelf, essere della volontà, Uxie, essere della conoscenza. E ora li abbiamo tutti. Potrai vedere quali sono i piani che il Team Galassia ha per loro. Capisco. Questo è successo anche al Lago Valore. Un altro Pokémon leggendario è stato portato via da Team Galassia. Avete entrambi affrontato dei veri e propri criminali. Il fatto che ne siate usciti illesi è una buona ragione per festeggiare. Ma che ne è del lago Arguzia? Barry non sarà in pericolo? Già, lago Arguzia. Ma vai a cagare, Starly de merda. Ok, dicevamo lago Arguzia, proprio dove dovremmo dirigersi. Ho abortito, credo. Quindi ci dirigiamo a Memoride, perché è da lì che si arriva con molta tranquillità, se non ricordo male. C'è un percorso fatto di neve assurda che io ho sempre odiato. Si arriva tranquillamente alla riva Valore. Però, detto ciò, la parte può concludersi qua. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un like, un commentare, iscrivervi al canale. Mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno, che è fondamentale anche questa qua. E passate dai social in descrizione, come al solito. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.